Buonasera Tutino e complimenti, un grande gol. Stavo appena dicendo che quell'angolo, quasi dalla linea di fondo, soltanto i giocatori che hanno un grande bagaglio tecnico riescono a trovarlo. Quindi un grande gol e una grande serata per la Salernitana. Devo dire, stasera avete dimostrato che potete esserci anche voi per il campionato, no? Sì, siamo contentissimi di questo risultato in un campo molto difficile, contro una squadra a mio avviso forte, che veniva da un risultato molto positivo a Frosinone. Sì, il gol è stato un bel gol. Anderson mi ha messo una grande palla, visto il mio movimento, mi ha servito in profondità, poi sono stato bravo a trovare l'angolo giusto. Mi sono rifatto anche perché il primo tempo avevo sbagliato un gol semplice. Non sono riuscito a tenere la palla bassa. Siamo contenti per il risultato, per il lavoro che stiamo facendo e dobbiamo continuare così. Ecco, quanto vale questa vittoria per l'autostima? Perché questa squadra migliora di partita in partita. Stasera avete giocato anche in un modo diverso, ma nonostante l'assetto tattico diverso, siete scesi in campo con quella cattiveria che la partita richiedeva. Ecco, non siete spettacolari, ma avete qualità. E se questa qualità la sfruttate con il gioco che vuole il mister, cioè Andrea Anderson, Tutino, Djuric, Cicerelli, Kupic, cioè voglio dire, non ce n'è per nessuno. Sì, noi dobbiamo seguire solo le indicazioni del mister, lavorare bene in settimana e cercare di mettere in campo quello che lui ci fa, su cui lavoriamo durante la settimana. Quello è l'unico segreto, allenarsi oltre i propri limiti, anche perché, come ha detto lei, le qualità ce l'abbiamo e se guardiamo i singoli siamo tutti dei buoni giocatori, anche chi non gioca. Siamo tutti dello stesso livello e abbiamo visto oggi, hanno giocato due ragazzi che non giocavano da tempo come Bogdan e Mantovani che si sono fatti trovare pronti. Questa è la nostra forza, la forza del gruppo. Sicuramente ora che ci saranno partite ogni 3 giorni, avremo bisogno di tutti, anche di chi ha giocato meno, ma siamo fiduciosi perché. Per come ci alleniamo, perché seguiamo tutto quello che ci dice il mister e dobbiamo continuare così. Lira TV 48 Channel. Che cosa significa per voi gruppo, per voi squadra, questo primo posto che arriva, credo, in maniera, anzi, arriva in maniera meritatissima? Visto il vostro percorso fino a questo momento della stagione, che cosa significa, che cosa vi siete detti all'interno del gruppo, che cosa rappresenta per voi questo primo posto, sapendo bene che c'è una tifoseria che fino a qualche mese fa era profondamente delusa per i risultati e per tante altre situazioni. Che cosa significa questo primo posto? Ma il primo posto significa che siamo contenti perché io purtroppo voi non lo potete sapere perché non siete dentro al nostro spogliatoio, ma siamo un gruppo di ragazzi che lavora al massimo ogni giorno, che cerca sempre di migliorarsi ed è quello il segreto. E poi quando andiamo in campo il sabato e vediamo che arrivano i risultati, siamo felicissimi e dobbiamo continuare così perché è quello che ci dà certezza, il lavoro in settimana e poi i risultati che stiamo ottenendo. Poi ha menzionato anche i tifosi. Cosa possiamo dire? Ora lo stadio diciamo, non si può entrare, quindi io penso che per noi è una cosa negativa perché col Cittadella in casa la prossima partita. Forse ci sarebbe stato, non dico il pienone, ma quasi. Quindi siamo contenti anche per loro che comunque se lo meritano dopo un po' di anni così e non vediamo l'ora che possa riaprire lo stadio, Covid permettendo. È vero che non c'è l'abbraccio con i tifosi allo stadio, ma è vero anche che sui social, credo anche tu, lei per strada, Tutino, incontrerà dei tifosi e sono in tanti ad averla eletta un po' il beniamino del gruppo, senza poter togliere nulla a Djuric e a tanti altri. Un po' il giocatore simbolo di questa stagione, il giocatore che dà concretezza al reparto avanzato, assieme ovviamente al suo compagno di reparto Djuric. Questo
carica Tutino di ulteriori responsabilità e che cosa significa per Tutino avere questa responsabilità? Sente questa pressione ma anche questa passione per il rendimento che sta avendo con la maglia della Sagrada sulle spalle? No, sinceramente non sento la pressione perché sennò non venivo a Salerno se soffrivo di pressione, perché so che è una piazza calda e io penso solo ad allenarmi, a fare gol per far felici i tifosi, per la squadra. Non è una, diciamo, una pressione, è una, come posso dire, è uno stimolo, sì, uno stimolo a fare in più, perché so che ci sono migliaia e migliaia di tifosi che ci seguono e che aspettano che uno dei loro beniamini, che poi siamo neanche attaccanti, lei ha menzionato Juric, ma ci sono anche altri due ragazzi, Conte e Giannetti, che avranno il loro spazio. È normale che in una piazza così, di solito, ripeto, i beniamini sono gli attaccanti. E quindi noi abbiamo sempre quel pensiero fisso di cercare di far felice anche i tifosi con i nostri gol. Otto Channel, poi Marotta. Tutino, buonasera. Io volevo chiederle, lei è stato un po' il sogno di mercato della Salernitana, l'oggetto dei desideri, corteggiato a lungo, la trattativa è stata molto difficile, ma Castori ha insistito molto per averla. Volevo chiedere, la società quale obiettivo le ha prospettato nel, diciamo, contattarla, chiederle di venire a giocare a Salerno? E poi se c'è una dedica particolare per questo gol, abbiamo visto che non ha esultato in segno di rispetto dei suoi ex tifosi, ma se c'è una dedica particolare? No, io sono venuto a Salerno perché la società mi ha voluto fortemente, è stata la società che ha dimostrato di volermi di più, avevo altre possibilità, ma il progetto, come ha detto lei, Castori mi ha voluto fortemente insieme al direttore Fabiani, a Bianchi, ed è stata questa la mia scelta. Poi noi non ci siamo posti obiettivi perché, ripeto, dobbiamo guardare partita per partita, l'unico modo per arrivare in fondo è comunque andare oltre le aspettative, è quello di lavorare al massimo delle proprie possibilità in settimana e poi si va a giocare e si fa quello che si fa in settimana. I risultati ci stanno dando ragione, dobbiamo continuare così. Poi è normale che io ho una mentalità particolare, io voglio sempre vincere, non mi piace perdere, cerco sempre il massimo da me stesso. Spero che questa mentalità che ho possa comunque dare una mano alla squadra per raggiungere i risultati che vogliamo. Marotta, poi dalla riva chiudiamo. Io di essere brevi, che ci stanno. Tutino, buonasera, complimenti. Mi collego proprio all'ultima sua affermazione. Per raggiungere i risultati che vogliamo, insomma, sdoganiamola, quali sono i risultati che vogliamo? Intanto sarà anche l'inizio del campionato e neanche più di tanto, però siamo alla nona, la Salernitana è davanti a tutti con due punti di vantaggio su alcune corazzate, tra cui il Lecce, che pure l'aveva fortemente voluta. Quello che vogliamo è vincere ogni partita, giocare al massimo delle nostre possibilità ogni partita. Quello vogliamo. Quindi significa vincere il campionato? È l'aritmetica, Gennaro, no? È l'aritmetica, sì. Ogni partita va giocata al massimo e dobbiamo continuare così. È normale che io voglia andare, cioè, il mio obiettivo è andare in Serie A. Ora sono qua e voglio vincere. Ma io parlavo di mentalità, la mentalità deve essere quella di voler vincere tutte le partite. Poi ci sono partite che non girano come vorremmo, ora sta andando alla grande, ripeto, non è frutto del caso perché lavoriamo in settimana per questo. Se poi si vuol sentire dire che il nostro obiettivo è la Serie A, io gioco sempre per vincere, io voglio tornare in Serie A, questa è la verità. Tallarino, dobbiamo chiudere. Tutino, buonasera, complimenti per il gol e per la serata, che ha avuto un momento, diciamo, di batticuore alla fine, quando ha perso quel pallone più per stanchezza probabilmente
che per egoismo. Nella sua serata c'è stato spazio anche per i sentimenti, non ha avuto timore di piangere davanti, ha parlato di tifosi, tutti gli stati sono in questo momento senza pubblico, non ha avuto timore di commuoversi, insomma di sciogliersi in un pianto liberatore, ricordando ovviamente il suo rapporto speciale con il Cosenza. Le chiedo un commento anche su questo, e poi dal punto di vista tattico e concludo, l'hanno sempre definita molto spesso un attaccante esterno, invece Castori è stato bravo a valorizzarla, sembra una squadra cucita proprio su di lei, lanciandola in profondità, trasformandola in seconda punta o anche centravanti quando vi alternate con Djuric, uno al servizio dell'altro. Il segreto è anche questo, insomma, valorizzare la sua, ha detto, fame di gol, che insomma è evidente sotto porta. Grazie. Sì, già ho detto quello che pensavo. Il passato, la storia non si può cancellare. Qui sono stati due anni bellissimi, dove ho vissuto emozioni forti, abbiamo fatto qualcosa di incredibile, vincendo un campionato, vincendo i playoff, salendo in Serie B dopo 15 anni, eravamo arrivati quinti in classifica, nessuno ci credeva. L'anno dopo ci siamo salvati con due giornate d'anticipo e ci davano tutti per retrocessi. Diciamo che per me rimarrà per sempre una squadra del mio cuore, a prescindere, come già ho detto, non ho paura di dirlo, perché sarei ipocrita con me stesso e anche con i tifosi della mia attuale squadra dire che il Cosenza non faccia parte del mio cuore. E quindi c'è stata l'emozione, c'è stata commozione, perché questo era quello che mi sentivo di comunque fare in quel momento. Per quanto riguarda, sì, quella palla persa, purtroppo là sono stato ingenuo e poteva compromettere il risultato. Peccato, per fortuna che l'ha buttata sopra la traversa, e siamo riusciti a portare a casa questi tre punti che sono fondamentali. Per quanto riguarda quello che ha detto sul mister, sì, perché io ho quasi sempre giocato, soprattutto nei primi anni della mia carriera, come esterno d'attacco. Poi c'è stato un anno a Cosenza dove mister Braia mi faceva giocare punta centrale in un 3-5-2 a fianco a una punta, e sono cresciuto parecchio in quel ruolo. Poi l'anno scorso sono tornato a fare l'esterno ad Empoli, e quest'anno, come già ho detto, Castori mi ha voluto, ha visto determinate caratteristiche in me, si è visto nel gol oggi, quello che prepariamo durante la settimana, quello che proviamo, la giocata in verticale è andata bene, siamo veramente felici di questo momento, dobbiamo continuare così, come ho già detto. Ultima cosa che chiedevano, la dedica sul gol? La dedica sul gol, sicuramente un pensiero va a Maradona, perché è stato il giocatore più forte di tutti i tempi, è una parte di ognuno di noi, di chi ama il calcio. Sicuramente il mio pensiero va a lui, alla sua famiglia, a tutte le persone che stanno soffrendo per questo, ai tifosi della Salernitana, perché siamo primi in classifica dopo tanti anni, meritano una piazza del genere, merita questo momento di gioia. Ok, grazie.